Benvenuti ad una nuova puntata di Cani e Gatti e Compagnia. Oggi sarà una puntata davvero unica perché abbiamo in studio una razza che è molto particolare. Abbiamo in studio forse la prima allevatrice nel nostro paese, ve la presento subito. Abbiamo Michela Gervasoni dell'allevamento Gervasoni, benvenuta Buongiorno a con tutti. questa razza. Io provo a dire il nome giusto, se mai mi correggi tu, Sholois Squintly, giusto? Esatto. Conosciuto in Italia come cane nudo messicano. È una razza molto antica, nel carattere ci sono ancora proprio delle caratteristiche del passato che non si sono cancellate, sono cani molto forti, sicuramente quello che colpisce a primo impatto è questa assenza di pelo su tutta la loro pelle e ne parleremo ampiamente durante la trasmissione. E poi invece vi presento il nostro ospite, lo sapete, è il nostro ornitologo di fiducia, Mario Buonasera, Caffi, benvenuto. buonasera. Ho appena saputo che hai avuto un incidente nella primavera, un piccolo incidente sempre alla ricerca Sì, di nidi. è normale per Sei fatto male, intanto però è sei andata qui per bene, dai. Ci fortuna tutto sono ancora intero. intero. Bene, sono molto contenta che ti sei ripreso. Mario, insieme a te, sempre ovviamente argomenti legati agli uccelli, purtroppo sappiamo che siamo in periodo di caccia, entriamo subito nell'argomento perché oggi ci hai portato delle foto per capire la distinzione tra le specie che sono purtroppo cacciabili e quelle che in realtà sono protette Protette, e sì. spesso vengono confuse e vengono abbattute anche le specie protette. Tu ci hai portato le foto Sì, per ho farci portato un capire po' di meglio. immagini da farti vedere un po' le specie che si avvicinano, che molte volte vengono abbattute, però no, sono difficilmente da individuare da parte anche dei cacciatori e anche difficile da chi controlla. Il problema vero è chi controlla queste specie, cioè la conoscenza proprio vera delle due specie, no? Si fa un po' Molte, fatica, ecco. si fa fatica per il cacciatore e fanno fatica anche i controllori, chi controlla, come tipo le guardie venatorie, i forestali. Ci vuole una preparazione molto, molto elevata addirittura. Allora magari iniziamo già subito con la prima foto, Beh, così nella entriamo prima nel foto vivo è una dell'argomento. specie unica, questa qui è la baglia, è la classica baglia che viene catturata durante il periodo estivo. In pratica la prima cattura, è una specie super protetta, è una specie che va in Africa a svernare, al centro Africa esattamente, è la specie più ambita dal mondo, sia mondo dal bracconaggio, che viene catturata con archetti, con piccole trappole, ed è molto ambita, ambita come uccello per lo spiedo. Ecco Mario, nella zona, diciamo, provincia di Brescia, Purtroppo purtroppo è è molto molto molto. sentita questa cosa, questa specie Assolutamente. purtroppo è massacrata, massacrata. Di questi uccellini E questi vengono uccellini uccisi vengono per essere poi consumati nello consumati, poi spiedo? generalmente a fine estate questa specie, generalmente sono tutti giovani, nati nell'anno, qui abbiamo un maschio e una femmina, sono giovani e questi giovani cosa succede durante la migrazione? Vengono richiamati con dei richiami acustici e poi facilmente abbattuti o presi con piccole reti o trappole. Ecco, so che Sono tu, molto creduloni, ecco, essendo certo, giovani sono uccelli molto sono creduloni, facilmente catturabili. catturabili. So che tu fai un importante lavoro che è quello di anche catturare questi uccellini con tutte le precauzioni del caso Sì, per fare anche una conta, per mettere l'anellino, per. io oggi volevo portare delle trappole per farti vedere la differenza tra un archetto, una trappola da bracconiere e una trappola per lo studio scientifico. Generalmente chi studia l'uccello deve essere sempre perfetto, non deve essere rotto, distrutto, Nel picchiato, benessere nel benessere dell'animale. dell'animale va trattato bene. Generalmente noi quando mettiamo dalle reti abbiamo una procedura che minimo va da un'ora a mezzo a 30 minuti, dove dobbiamo tenere pulite le reti, tenere sempre controllate, che l'uccello con meno rimane dentro la rete, meno si stressa e ha molti meno problemi. Ecco, quindi stavi dicendo appunto di quella specie che è una di quelle che Che viene viene confuse. queste confuse, no, questa qui non è confusa, questa qui è facile perché è una specie molto facile da catturare,
specialmente nel periodo fine estate. Okay. È una specie molto credulona e viene usato il fonofilm addirittura. Che? Su questi richiami acustici. Ah, ok. E viene abbattuta facilmente. Okay. Poi nella seconda immagine, vediamo se ce la manda il nostro caro. Ecco, qui ho messo a confronto due femmine, sono due femmine di Marzaiole e Alzavole. La Marzaiole è quella di sinistra, l'Alzavole di destra. E il confronto qual è? Quando un controllore va a controllare in un capanno che trova questi animali uccisi, generalmente sono uguali, è difficile da confondere. Tu non so, vedrai questo specchietto alare nella prima specie, però sono due foto diverse in due periodi diversi. Una è estiva, l'altra è invernale. Se dovremmo mettere la foto invernale sono uguali. È difficile da... E per un cacciatore è ancora più difficile, perché loro generalmente le sparano alla mattina presto col buio e vengono abbattute. Fortuna che la Marzaiola durante il periodo invernale non esiste in Europa, perché passa l'inverno in Africa, è un transahariano, un uccello che va in Africa. Ma ti volevo chiedere, un cacciatore che uccide una specie protetta? Generalmente è una bella domanda. In questi casi succede, però passa sempre, viene sempre confusa. Si porta lo stesso a casa, è ovvio, è uguale. Ma il problema qual è? Il problema della Marzaiola, che non essendo d'inverno in pianura, lei arriva già a febbraio-marzo, Marzaiola, arriva e molti di questi uccelli vengono catturati per usare come richiami vivi per l'anno prossimo, per l'anno dopo. E molte volte in questi uccelli io trovo delle Marzaiole. Ogni tanto io vado a controllare di nascosto capanni e quelle robe lì e guardo gli uccelli. Non vado là a manipolare, ma guardo solo da lontano e vedo che in molte gabbie ci sono delle specie molto protette. Ecco, come vengono detenuti questi animali? Vengono detenuti nei loro ambienti con acqua, vengono alimentate tutti i giorni perché devono essere perfetti, perché devono cantare, devono fare... Poi loro hanno questa piccola strategia che li tirano via il pelo, così loro fanno la muta e finita la muta cominciano a cantare di più. Un po' come fanno i capannisti con i tordi. Vengono usate così. Caspita. Andiamo avanti quindi con la, sì, con la prossima foto che ci volevi far vedere. Poi c'è una specie molto, molto confusa. È il colombaccio con la colombella. Molte volte vengono abbattute queste colombelle, che è quella di destra, quella piccola. Che se la guardi bene è facile confonderlo. Il volo è uguale, è più piccola. Però molte volte viene confusa col colombaccio e viene abbattuta. Ma in questo caso, anche in questo caso, vengono abbattuti per essere consumati? Consumati, sì, durante il mondo venatorio cattura queste prede per essere consumate. Però il dramma della colombella qual è? Quando arrivano da noi nel periodo invernale si aggregano alla colomba livia con la variazione domestica che esiste nelle cascine, nelle città. E purtroppo lì ogni tanto vengono fatti degli grossi abbattimenti richiesti dagli agricoltori, dai cacciatori, e fanno questi grossi abbattimenti e molte volte la colombella viene soppressa, viene abbattuta facilmente. Questa qui è una specie molto, molto rara in Italia, direi rarissima, e viene uccisa, perché d'inverno vengono a passare l'inverno da noi, questa specie. Passiamo alla prossima. La prossima abbiamo il beccaccino. Questa qui è un'altra specie, sono addirittura tre specie quasi uguali. C'è il beccaccino, c'è il frullino, che è questo qui piccolino, e l'altro beccaccino, che è una specie più tosta. Sì, però primo sono uguali, assolutamente. Loro arrivano, vedi, sono uguali. Beh, la prima foto è in abito estivo, l'altro in abito invernale, però sono uguali, vengono abbattute. E chi li conosce? Nessuno. Sono specie che purtroppo molte finiscono abbattute nelle tese, perché il beccaccino è cacciabile, però il problema è che il croccolone non è cacciabile, l'altra specie, e viene abbattuta, viene confusa con il beccaccino.
Le specie quando diventano protette? Quando c'è un numero... Ma generalmente dipende un po' dalla popolazione che hanno, sì, dalla popolazione che hanno nel Paleartico. In base, ci sono degli studi che andrebbero aggiornati, andrebbero ricambiati. Ecco. Cioè, io molte specie le fermerei, in Europa le fermerei e aprirei a altre specie. Non è che sia... Io sono contro la caccia, è ovvio, però salverei altre specie, capito? Non so, fermerei la lodola, che andrebbe una specie che andrebbe fermata, fermerei la beccaccia che è crollata in questi ultimi ventenni, la popolazione del Paleartico è calata del 30-40%, specialmente nella zona siberiana. Ma ti volevo chiedere, Mario, secondo te il cacciatore aiuta realmente la natura come si definiscono, nel senso, hanno veramente questa potenza a livello di controllo numerico degli animali? No, non credo, è impossibile. Ultimamente ho assistito a una presentazione di un lavoro fatto dai miei amici bergamaschi che hanno fatto un'indagine sugli uccelli abbattuti ai capanni. Solo la provincia di Bergamo aveva 3.500 appostamenti, sono stati segnati 2.500.000 uccelli di 4 specie diverse, di turdidi, del merlo, tordo sassello, bottaccio e cesena. Questi 4 turdidi, 2.500 è un numero notevole, che stimata una popolazione in Italia, solo il tordo è stimato intorno ai 12 milioni di tordi abbattuti. La popolazione abbattuti, solo tordi abbattuti in Italia. La popolazione stimata nel Paleartico del tordo bottaggio sono intorno ai 20 milioni, stimate, sempre sono stime un po'. Potrebbero essere 20 milioni, ma potrebbero essere 300 milioni. Certo. Certo. Comunque il numero di abbattimenti sono alti. Fai conto che un cacciatore generalmente all'appostamento deve abbattere solo 20 uccelli. Però a loro, se è una giornata di passo, ne prendono 30, 40, 50 e non segnano sul taccuino quanti ne hanno fatti. In pratica sono segnati solo la punta dell'iceberg. Quelli bravi. Poi ci sono i brighella che non catturano solo tordi, catturano anche fringuelli, peppole, certo, altri frigillidi o altri uccelli. Certo. Ok, passiamo quindi alla prossima foto, che andiamo avanti. Beh, qui abbiamo il fringuello, che è una specie protetta, che purtroppo viene abbattuta. I cacciatori tutti gli anni chiedono queste deroghe per poter abbattere fringuello e peppola, che anche la prossima foto abbiamo la peppola. Sono queste specie che purtroppo molti si chiedono, ma perché non vengono abbattute? Ad esempio la peppola in Italia non è un uccello nidificante, è rarissimo, raramente nidifica in Italia, è una specie che viene dalla Siberia e viene a passare l'inverno da noi. Ed è una specie super me, una specie che va protetta, non va cacciata, assolutamente. Ecco, possiamo andare avanti alla prossima. Questa qui è un'altra confusione che molti cacciatori fanno, che purtroppo il migliarino, che adesso è fermo, non viene più cacciato, però fino a qualche anno fa veniva confuso con l'altro, che è uno zigolo minore, che è una specie molto rarissima, che veniva confuso con lo zigolo, che generalmente questo zigolo minore passa l'inverno insieme allo zigolo, al migliarino di palude. È una specie molto... sono uguali, È che il migliarino, se vedi lo zigolo, c'ha questa faccina rossa, perché è una livrea, una foto estiva, però d'inverno diventano tutti uguali. Simili. E venivano abbattute regolarmente, nessuno si è mai posto il perché. Ma... quindi tu come consiglio a chi caccia, cosa ti senti di chi proprio vuole cacciare e non riesce proprio a farne a meno? Specialmente, non so, come ho detto prima, sui trampolieri bisogna studiare un attimino il comportamento, il movimento, quando arrivano, come si mettono,
controllare bene la specie prima di abbatterla. Avere qualche capacità, cioè qualche conoscenza in più oltre all'aspetto estetico dell'animale. Ecco, se no, il problema è che loro purtroppo hanno gli orari particolari, che alla mattina presto, essenzialmente questa caccia viene alla mattina presto e sparano anche col buio, e che non potrebbero, perché sai che non potrebbero sparare col buio, però vengono battuti. Tu vedi questa sagoma nell'acqua, io ho provato ad andare a vedere cosa succede. Vedi una sagoma nell'acqua, però non sai cos'è. Cosa c'è dietro la sagoma, se è una specie protetta o no. Certo. Ha la forma di un limicolo, ha la forma di un beccaccino, però... Certo. È difficile, molto difficile. Ci vogliono proprio degli esperti, ci sono delle specie che andrebbero un po' fermate. Passiamo quindi alla prossima che volevi spiegarci, di foto. No, mi sa... Ah, questa qui è un'altra specie molto ambita del mondo venatorio, che è la pispola. Sì. Purtroppo questa specie che sta passando in questi giorni, sta arrivando in pianura da noi, viene catturata facilmente, perché anche questa, mettendo il richiamo acustico, la abbatti facilmente, ti arriva in giro intorno al fucile e viene abbattuta facilmente. Poi è molto ambita per lo spiedo, è molto apprezzata per lo spiedo, che è un uccellino che peserà dai 10 ai 12 grammi, quando l'hai tirati via tutte le penne rimane proprio poca roba. Anzi, hai più pallini che ha nel centro del corpo che pesano e che se li mangiano. Cioè, non comprendo, no, non condivido, è così. Questo qui è un'altra specie, questo qui lo chiamo uccello stupido. Perché è stupido? Perché questo qui, se fa un fischietto anche con la bocca, lui ti viene vicino. È un prispolone, è una specie transahariana, è una specie che va a passare l'inverno in Africa. Anche questo, come la balia, lo catturano a fine estate, fine agosto, settembre, viene catturato. È uno stupidino, in pratica chiamiamo uno stupidino perché... Si fida, troppo, è curioso. Curioso. E puoi prendere anche in mano. Sono facilissimi da prendere. Una specie bellissima perché nidifica generalmente nelle zone pedemontane e montane. Ha un canto che è stupendo, un canto che è bellissimo, poi una parata nuziale che io quando la vedo diventa certo. Troppo bello. E questa parata che si alza a candela come una allodola, non so se hai visto le allodole, si alzano a candela e poi quando è arrivata su si lascia andare con le ali come da morto e viene giù. Galleggiando, una stupenda parata da vedere. Questo è amare gli animali, conoscerli, andare sul campo, vederli. Sì, purtroppo il mondo venatorio non è maturato, il mondo venatorio è rimasto lì, non sono maturati. Io ho degli amici che hanno la mia età, più vecchi di me, non riescono a capire questa cosa, continuano ancora, addirittura chi ha possibilità finanziarie o va nei paesi dell'est a cacciare. Sì, è vero. È vero. C'è anche molto questa addirittura moda di sì, spostarsi, sì, moda, anche perché di là, già qui in Italia non abbiamo molti controlli, in altri paesi proprio c'è zero, totale. Ma non pensare solo ai paesi dell'est, ultimamente va di moda anche la Spagna. Ma molto di moda la Spagna, perché non so come fanno in Spagna, riescono a cacciare già fino a fine marzo addirittura, quando le specie sono in migrazione. Penso che poi cacciare degli animali in migrazione, dopo la fatica che stanno facendo, proprio non mi posso esprimere. Va bene. Andiamo avanti, sì, c'è la prossima foto, niente. Così la guardiamo. C'erano delle altre foto? Sì, ecco, è il parente qua della pispola, il piancello. Altra specie stupidina, perché anche lei facilmente avvicinabile, con un richiamino, lei viene a... ormai nel mondo venatorio lo sanno, molti cacciatori, specialmente che gira per i nostri campi, che non ha gli appostamenti, ci mettono questo richiamino, puoi usare anche il telefonino, tu usi il telefonino, vai in giro con un richiamino e l'uccello ti viene a portata del fucile facilmente. E chi controlla i telefonini? Nessuno. Certo, certo. Poi abbiamo qualche altra foto, Mario? Non so se ce n'è ancora una. Vediamo, ecco. Un'altra specie che viene confusa è questo tordo di
di Svensson, che è quello piccolo. Questo qui addirittura l'avevano catturato, poi l'hanno tenuto lì, non so, credendo che era, che era un tordo. Invece è un'altra specie, e molti di questi uccelli vengono abbattuti, e, che è molto raro, né? Il tordo di Wilson arriva raramente in Italia, mentre l'altro è più facile da catturare. Sono quelle specie purtroppo che arrivano sempre col buio, col metà chiaro, e vengono abbattute, è un tordo, chi ti dice, chi ti nega? Certo. Anche molte volte anche le guardie, i forestali che vanno a fare questi controlli difficilmente riescono a individuare la specie. Poi tu visti da vivo è un conto, quando li vedi morti, allungati, sono uguali, cioè più piccolo, più grosso, però sono uguali. Un po' come l'alzavola, la mazzaiola, se le vedi da morte sono uguali. Certo. Io li ho visti impagliate, sai, li ho visti anche le università, una volta si studiavano gli uccelli che venivano messi in pelle. Gli uccelli messi in pelle, se tu li vedi bene, sono quasi tutti uguali. Un po' come gli uccelli che vedono le guardie quando vanno a fare i controlli ai capanni. Certo. Sono uguali. Ecco, hai parlato di forestale. Ci sono delle novità? Beh, si sa che entro la fine dell'anno diventeranno carabinieri. Io avevo delle preoccupazioni, poi un amico l'ho chiamato, ci siamo sentiti, Mario, guarda, gli ho detto, ma sarà meglio o peggio? No, lui mi ha garantito che sarà peggio. Peggio, cioè, peggio per i bracconieri. Per i bracconieri. Per i bracconieri e chi... Ecco, perché comunque il fenomeno del bracconaggio è ancora molto diffuso. Elevato, sì, molto elevato. Ci sono dei casi che ti fanno rabbrividire di uccellini. Sì, poi la mia preoccupazione qual è in questi anni? Sono stati fermati i roccoli, non so se hai sentito, hanno smesso di catturare gli uccelli per dare ai cacciatori. Però questo anno non è stato bello, perché? Perché sono aumentati i bracconieri. Io spero che in futuro questa cosa si fermi lì, perché se i cacciatori dovrebbero lamentarsi che non hanno i richiami, cosa vorrebbero loro in cambio? Vorrebbero il richiamo acustico, ma se dovrebbe rientrare il richiamo acustico, dovrebbe diventare ufficiale da poter usare per i cacciatori, sarebbero disastri per la natura. Gli abbattimenti sarebbero il doppio, il triplo addirittura. Caspita. Allora, veniamo a cambiamo argomento temporaneamente, ritorneremo a parlare con te, Mario. Parliamo di questa splendida razza che abbiamo qui oggi in studio, il cane nudo messicano. Come vedete, questa assenza di pelo. Noi, Michela, ti abbiamo già conosciuta alla fiera di Pizzighettone, è stato un onore, ti ho intervistata, però ti ho voluta anche qua in studio perché voglio conoscere un po' meglio questa razza insieme a te. Soprattutto mi piacerebbe iniziare dalla loro storia. Allora, l'Uxolid Quintle è un cane antico di 3500 anni fa, era il cane degli Aztechi. Loro lo veneravano, era il loro cane di casa, lo usavano come loro nella taglia standard, come cane da guardia. Nella taglia media e miniature, soprattutto come cane da compagnia. Era un cane molto fedele al padrone, lo è tuttora. Non esiterebbe a buttarsi nel fuoco per aiutare il padrone. Solo che hanno un passato anche abbastanza triste, perché quando il padrone moriva venivano sacrificati vivi, sepolti vivi nelle tombe. Quindi tuttora, tutt'oggi, non si fidano molto degli estranei. Giustamente, come dargli torto. Sono cani fantastici, io mi sono innamorata di loro. Ecco, dove li hai scoperti? Come hai fatto? Anche perché tu in Italia adesso, non so se sei una tra i pochi o addirittura l'unica ad avere questa razza. Nella taglia standard sono l'unica, sì. L'ho conosciuti per la prima volta, vabbè, avevo letto di questa magnifica razza, ma li ho conosciuti nel 2011 alla Mondiale di Parigi. E lì, quando li ho visti, ho detto, ne voglio uno, devo averne uno. Mi sono innamorata, ho parlato con questo allevatore e poi è arrivato lui, è arrivato il mio maschio.
E poi quando ce n'è uno arriva il secondo e poi il terzo. E loro come sono? Come sono come cani di casa? Il loro carattere? Allora, il loro carattere sono dolcissimi con il padrone, starebbero tutto il giorno sul divano, gli piace stare al comodo, ma non rinunciano comunque a una bella passeggiata, a una corsa in giardino, hanno proprio necessità di correre, gli piace. Vanno d'accordo con gli altri animali, con gli altri cani, basta abituarli fin da piccoli, un po' come tutti i cani. So che a breve avrai una cucciolata, Sì. la prima, Sarà la prima nel nostro cucciolata. paese. Quali Sì. sono le tue aspettative per i tuoi primi cuccioli? Ma l'importante è che nascano sani, quella è la cosa principale. E poi sicuramente terrò una femmina. E ho parecchie richieste all'estero, qua in Italia è poco conosciuta, soprattutto la varietà con il pelo. Perché in una cucciolata nascono all'incirca metà senza pelo e metà con. Quindi parlando con persone interessate alla razza, giusto dicevo, c'è la possibilità che nascano anche con il pelo. E mi dicono, però se io voglio prenderlo, lo voglio nudo. Gli ho detto, però c'è anche quest'altro lato, che sono, secondo me sono bellissimi anche con il pelo. Quindi la mia intenzione sarebbe di tenerne uno nudo e uno con il pelo, poi bisogna vedere cosa Ecco, nasce. sono cani molto dolci con il padrone, ci stavi spiegando, con gli estranei un po' più diffidenti. Sono cani però dal carattere molto forte, quindi sì, la parte estetica sicuramente colpisce, uno può dire assolutamente mi piacerebbe tantissimo averne uno in casa, però magari non tutti siamo adatti ad avere uno di questi cani, perché comunque la loro indole Sì, è molto forte. sono molto dominanti, sono cocciuti, mi piace definirli cocciuti. Quando si mettono in testa qualcosa cercano in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo. Ci vuole un polso fermo, un po' come, bene o male, un po' tutti i cani. C'è chi è più docile, chi meno, loro hanno un carattere forte, quindi bisogna essere abbastanza di polso da andare tranquilli tutti e due, ecco, da convivere bene insieme. Ecco, tu per cosa intendi per avere polso? Quali sono ad esempio le regole, i consigli che darai alle future famiglie dei tuoi cuccioli? Allora, il cucciolino è bello e qua siamo tutti d'accordo. Quando fa qualche dispetto bisogna sgridarlo, perché altrimenti lui dice mi è andata vinta una volta e quindi anche la seconda è per forza così. Quindi io dico fin da subito siate abbastanza rigidi, nel senso che tanto il cucciolo vi vorrà bene lo stesso, però impara a stare al suo posto, impara come si vive nella famiglia. Ecco, loro, una cosa che mi aveva colpito, che mi avevi detto, è che venivano usati anche come cani per scaldare, perché tenuti vicino Sì. sicuramente aumentano Sì, hanno una il temperatura calore. corporea molto alta. C'è una leggenda antichissima. Diceva, se tu dormi 4 giorni con un oxolo, il quinto giorno ti passa la malattia, perché la malattia viene trasmessa da te al cane. Non è così, nel senso che magari loro soffrivano di reumatismi o malattia cervicale, ecco. E la loro temperatura corporea sicuramente aiutava al caldo, ecco, Certo, aiutava un po' la a far malattia. passare i dolori. A far passare i dolori, certo che non gli veniva trasmessa al cane, Sono cani tranquilli? Sono cani nevrili? ecco. Dipende, quando sono in casa sono tranquillissimi, quando arriva un estraneo fanno la guardia, sono abbastanza nervosi, ecco, sono sull'attenti più che nervosi, poi per il resto no, sono Sono buonissimi. cani tranquilli. Con i bambini, altri Con i animali, quindi bambini vanno cresciuti a dovere, d'accordissimo. sono dei buoni Sì, compagni. Cura fedeli. della Cura. pelle, perché sicuramente ci vuole particolare attenzione, non avendo il pelo, ci vuole cura del pelo per chi ha pelo, in questo caso c'è assenza di pelo. Memoria del padrone.
Come si devono lavare? Si devono... Allora, sì, io all'incirca li lavo una volta a settimana con lo shampoo per cani, perché comunque loro hanno un minimo di peluria, vedi, sulla testa, sul ciuffetto, sulle zampe e sulla coda. Certe linee di sangue addirittura non ne hanno, sono assenti. Dopo che li lavo, gli do una crema idratante e d'estate una crema protettiva, perché anche loro si abbronzano e quindi per evitare rischi di scottature è necessaria la crema protettiva. Per l'inverno come si fa? Per dire, uno che abita in appartamento deve portare fuori il cane a fare i bisogni più volte al giorno, come si fa? Rischiano di ammalarsi? Ci sono delle strategie, come ad esempio può essere il cappottino? Allora no, sono abbastanza resistenti, certo è che quando piove, quando nevica, quando fa freddo il cappottino è necessario, quello sì, sia per una passeggiata veloce che anche per una un po' più lunga, loro patiscono il freddo, sì, quello sì. Ecco, vedo che hai dei collari particolari, sono fatti apposta per la loro... Sei comoda tu? Sono fatti apposta sono per la loro pelle? Siamo comodi entrambi, diciamo. Però sì, aiuta per la loro pelle, perché ad esempio il guinzaglio a strozzo con la catena in metallo li segna e si possono creare delle abrasioni. Quindi io solitamente uso questi qua in tela per loro. Sono cani con cui secondo te si può lavorare? A livello, non so, di agility, obedience? Sì, ce ne sono parecchi. Vedevo in America che fanno agility, e anche perché comunque sono cani molto atletici, sono di tipo levrieroide. Quindi, ripeto, gli piace correre, gli piace saltare, loro sono felicissimi quando lavorano. Ecco, quindi c'è tra i loro antenati levriero? Sì, allora, diciamo che è una razza antichissima, quindi pura. Non sono stati mischiati con levrieri o con altri tipi di razze, però come struttura è di tipo levrieroide, solo lì. Vediamo infatti che sono molto molto muscolosi. Sì, sono muscolosi ma eleganti come i levrieri, anche in movimento hanno una forte spinta del posteriore. Sono bellissimi davvero, ti faccio i miei complimenti. Allora, adesso ci lasciamo per qualche istante di pubblicità, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto di cui parlare insieme, sia con Mario che con Michela e i suoi cani. Bentornati qui in studio con noi, come sapete c'è Mario Caffi, ornitologo, e Michela Gervasoni dell'allevamento appunto Gervasoni, che qui in studio oggi ci ha portato il cane nudo messicano. Abbiamo parlato un po' delle caratteristiche, di come gestirli quotidianamente, di come crescerli soprattutto, ma volevo parlare un po' dell'allevamento, perché comunque in Italia sono cani rarissimi. Sei veramente, come dicevi, l'unica ad averli, stai per avere una cucciolata. Mi dicevi che la stanno aspettando davvero, sì, anche in Messico, sì, dove tu hai preso il tuo primo cane. Ma volevo chiederti, attualmente a livello mondiale chi sono i maggiori produttori di questi cani? Dove c'è più selezione? Allora, direi che maggiormente in Russia e in Messico. Ci sono anche degli ottimi allevamenti in America e in Nord Europa. Poi, ripeto, siamo talmente in pochi che quasi ci contiamo sulle dita di una mano. Certo. Allora, adesso magari parliamo un po' di loro due che ci hai portato qua in studio. Lui, quindi, è stato il tuo primo cane, sì, sei anni fa circa sei è arrivato. Anni fa, sì, sì, sì. Lui viene dal Messico proprio. Sì. Sì, sì, lui viene dal Messico e invece lei l'ho presa in Russia un anno fa. Oggi compie un anno. Auguri allora. Oggi compie un anno e mi sono innamorata. Quando poi ho conosciuto il carattere, abbiamo iniziato a lavorare insieme con lui. Tant'è, non sono riuscita a resistere, ho dovuto prendere un'altra e poi, vabbè, è arrivata un'altra ancora. Però. E attualmente in Messico, dicevi, anche da loro si
contano sulle dita di una mano gli allevamenti, sono veramente pochissimi. Sì, allevamenti riconosciuti non ce ne sono tanti, magari c'è qualche privato che fa la cucciolata, però come allevatori penso che ce ne saranno sì, no, una decina, forse meno. Ecco, io non so se ho capito bene durante la pausa pubblicitaria, stavi spiegando che alcuni esemplari se ne trovano ancora in natura? Sì. Sia nelle foreste che randagi purtroppo, perché magari vengono abbandonati, soprattutto quelli con il pelo, perché quando magari il privato fa la cucciolata non riesce a darli e purtroppo se ne libera e quindi qualcuno si ritrova, sì. A livello di Expo, qua in Italia, sei riuscita a partecipare, cioè la razza è stata riconosciuta? Sì, la razza è riconosciuta ENCE-FC, abbiamo fatto vari titoli di campionato, sia lui, sia con lei che è giovane, che con l'altra femmina che ho a casa. Certo è che mi piace vincere facile, nel senso che in Italia non c'è quasi mai nessuno. Te lo volevo dire, ma non volevo essere. Però quindi, comunque vengono e quindi vado all'estero a cercare un minimo di competizione. E all'estero, ad esempio, dove dicevi li hai visti per la prima volta in Francia? Li ho visti sì in Francia, che c'era la mondiale e ce n'erano iscritti nella taglia standard una trentina, se non sbaglio, se ricordo che, bene. Cioè, un numero sì, discreto. Sì. E più o meno a Milano, alla mondiale di Milano dell'anno scorso, ce n'erano iscritti 45, se non erro, nella taglia standard. Sì. Hai partecipato? Ho partecipato, abbiamo fatto la riserva di vicecampione del mondo. Sì, è andata bene. C'erano ottimi esemplari, degni rappresentanti della razza. Noi siamo... Hai avuto dei buoni risultati, insomma. Sì, sono felice, sì. Va bene. Allora, adesso noi ci lasciamo per qualche istante qua in studio, ma ci guardiamo insieme una delle nostre rubriche che è l'istruttore risponde in compagnia di Simona Guidotti, così Michela avrà il tempo di portarci l'altra razza che alleva. Quindi guardiamo insieme la nostra rubrica. Cari amici dell'istruttore risponde, benvenuti. Ovviamente, come sapete, siamo in compagnia di Simona Guidotti, istruttrice cinofila. Ciao Simona. Ciao. Allora, oggi si parla di un argomento, penso, interessante, comunque che ci capita, perché spesso noi per avere il rispetto dei nostri animali pensiamo di potercelo guadagnare picchiandoli o comunque utilizzando la nostra forza fisica. Lascio te la parola per capire se sia giusto o meno, se si fa, quali sono poi i rischi, eccetera, eccetera. Ti lascio la parola. È una bella domanda, perché secondo me coinvolge un po' di cose tutte allo stesso tempo. Ti posso rispondere in modo molto diretto, secondo me non ne vale la pena. Prima di tutto agiamo spesso e volentieri con le mani, che invece dovrebbero essere il marker di qualcosa di positivo. Quindi io con le mie mani dovrei solo trasmettere qualcosa di piacevole, perché poi cercherò magari di avvicinarmi al cane e se ho appena finito di tirargli una patacca, magari questo si ritrae, non vuole, creo comunque delle incomprensioni. Per cui si dice, a noi ai corsi la mano è quella che dà qualcosa di piacevole, porge un cibo, un gioco, una carezza, prende il guinzaglio per uscire, ma la mano non deve essere quella che strattona, spinge via, dà appunto delle manate, qualcosa che non piace. Bene, detto questo, forse dobbiamo toccare l'argomento, quello un po' più intricato, che è quello che riguarda la famosa dominanza. Io sono il dominante, ti ordino e tu esegui. Già mi scappa da ridere, si vede. Perché secondo me un rapporto col cane non può funzionare in questo modo, per un equivoco che si vede già di natura. Siamo di due specie diverse. Per cui, perché un'altra specie dovrebbe ascoltarmi dato per assodato a priori che io sono il capo? E quindi bisognerà pur trovare un altro modo di cercare di stare insieme in modo costruttivo e piacevole.
relazionandoci e trovando un compromesso. Io farò al cane sicuramente delle cose che saranno fraintese, poco gradevoli, e a mia volta il cane farà delle cose che purtroppo nel mio mondo e nella mia realtà sono più sconvenienti. Per cui non entriamo magari troppo nel dettaglio tecnico, che la mano non va bene perché dopo sono cattivo e faccio del male al cane. Spesso anche le nostre madri hanno lasciato andare qualche sberla o qualche sculacciata, e non per questo non le amiamo, non ne abbiamo rispetto. Però cercherei di guardare più il discorso dalla prospettiva, come sempre, della collaborazione e di una relazione di fiducia. Detto ciò, è chiaro che... Non è facile guadagnarci la fiducia del nostro amico a quattro zampe. Non è facile, però se partiamo dal presupposto, tanto se farà qualcosa che non va bene mi lascio scappare la pazienza e do una sculacciata, e forse la fiducia non ci arrivo neanche. È difficile guadagnarsi la fiducia del nostro cane? Penso di sì. Domanda? Domanda da non so quanti soldi. Sì, è difficile perché sono degli osservatori molto più attenti di noi, quindi in realtà non è solo attraverso l'esercizio che riusciamo a ottenere come dire, la relazione perfetta col cane sotto controllo, ma loro ci osservano sempre. Come ci muoviamo in un contesto, se siamo in grado di proteggerli, se siamo in grado di invece spronarli nel momento in cui loro sono in difficoltà ma noi sappiamo che ci possono riuscire. Sono tante le cose che loro guardano, come ci relazioniamo con gli altri membri della famiglia. Se siamo quelli che urliamo di più, di sicuro avremo molta meno fiducia da parte del cane. Un buon leader all'interno di un gruppo di cani è quello che in silenzio, ma con le giuste tempistiche, riesce a gestire il gruppo. Quindi non è quello che spreca energie e mette a rischio il proprio gruppo ringhiando, abbaiando, mettendo i denti sul collo o essendo ancora più pesante a livello fisico. È chiaro che sa lui stesso quando deve agire in questo modo, ma è stato visto in tutti questi anni che un buon leader all'interno dei gruppi randagi non è mai il primo che utilizza la forza. Spero di essere d'aiuto a chi ragiona magari puntando a strattonare sul collare o alzando troppo la voce, a lavorare in un senso più negativo. Ecco, spesso ci poniamo questo quesito quando portiamo a casa delle razze che sono un po' più impegnative, perché a volte quando ci portiamo a casa un semplice meticino di taglia piccola magari non c'è neanche bisogno di tutto questo, come posso dire, di tutta questa capacità, magari è un po' più semplice, però anche con il meticino è molto bello creare un rapporto di fiducia. Sì, è molto bello, alle volte molto impegnativo perché abbiamo delle mescolanze di razze un po' strane, e per rispondere alla tua domanda, quando portiamo a casa certe razze un po' più impegnative e fisiche, secondo me dobbiamo essere pronti alla loro fisicità, ma non rispondere attraverso quel canale, perché se io sono una persona manesca di base e tu ti approcci a me in un modo aggressivo, io risponderò in modo fisico e manesco. Quindi si innesca un circolo vizioso dove chiaramente vince il cane, perché il cane è predisposto per avere quella forza fisica. E quindi è chiaro che ho una Rottweiler, ho un cane corso, ho un Pitbull, loro nascono predisposti fisicamente così ed è giusto che sappiano che sono forti, ma la nostra forza non deve venire da quella fisica. Ecco, per creare questo legame si possono fare delle attività, ci si deve appoggiare ovviamente a una persona qualificata? Per creare questo legame sicuramente ci sono persone più empatiche di nascita di altre, e questo ormai l'abbiamo già visto varie volte. Ci sono esercizi che viaggiando sulla predisposizione del cane aumentano la fiducia nei nostri riguardi, chiaramente, perché se ti faccio fare qualcosa che a te piace, mi segui molto più volentieri.
Benissimo, Simona, ti ringrazio come sempre e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Ciao, arrivederci. Bentornati con noi in studio. Come vi avevo già annunciato, Michela ha fatto cambio razza. Siamo passati dal cane nudo messicano al cocker americano. È una razza anche questa non troppo conosciuta nel nostro paese. Mi dicevi che anche in questo caso gli allevatori sono veramente pochi, sarete riconosciuti circa una decina. E quindi sono molto contenta, ecco, di averti in studio anche con questa razza, perché è sempre bello conoscerli e si fa sentire fortissimo. Allora, un po' anche in questo caso la loro storia, le loro origini, se hai voglia di raccontarcele. Certo. Allora, il cocker americano e il cocker inglese hanno un parente in comune, che era questo hobo, nato più o meno a fine 1800. Quando Hobo è diventato papà, un allevatore americano ha comprato una figlia e l'ha importata in America, e di lì hanno iniziato a riprodurla con altri esemplari di cocker inglese finché non è nata la razza. Hanno pensato, ma perché non facciamo un cocker americano invece di fare un cocker inglese? E quindi nel 1884 è stato fondato l'American Kennel Club e da lì è nata la razza. Ecco, rispetto agli Xolo sono cani molto più gestibili, molto più tranquilli, però anche in questo caso sicuramente è giusto dare delle regole. Certo. Per ogni cane è giusto dare delle regole, perché anche loro comunque vivono meglio, ci capiscono meglio e non sono perché questa volta sì e l'altra volta no. Quindi, ecco, per quanto riguarda il loro carattere, molto dolci. Ma loro sicuramente sono dei coccoloni, sono così come li vedete, vogliono sempre giocare, anche con altri cani, infatti. Hanno visto Pepper, sì, sì. Voglia di andare a conoscere. O il divano, loro sono fantastici come carattere, sono molto malleabili, gli piace lavorare, gli piace fare le passeggiate oppure dormire sul divano. Loro sono così, ecco. Sono cani più gestibili, nel senso sono più di facile gestione, si crescono. Sì, sì, anche come per quanto riguarda la taglia, meno male, loro possono stare tranquillamente in un appartamento. Il cane nudo, certo, ci può stare tranquillamente, però ha bisogno di fare più moto rispetto a loro. Poi loro sono cani più da casa, ecco. Loro sono cani, sì, più da casa, anche se in passato venivano usati da caccia, soprattutto sulla beccaccia e sul fagiano. Ormai diciamo che l'istinto è sempre latente, però è quasi è inusuale vedere un cocker americano nel bosco, se non per fare una passeggiata, ecco. Certo. Per quanto riguarda lo standard, cosa prevede a livello fisico-estetico? Allora, il cocker americano deve stare nel quadrato, quindi vuol dire che deve essere tanto alto quanto lungo. Rispetto al cocker inglese ha una testa molto più cesellata, una canna nasale molto più corta e il pelo decisamente più lungo. Loro all'incirca a un anno e mezzo hanno il pelo a terra. Quindi anche per una famiglia che non ha intenzione di fare esposizioni deve valutare cosa vuol fare, o tenerlo in pelo e prendersi l'impegno comunque una volta a settimana deve essere lavato e toilettato, altrimenti io dico sempre magari di optare per un taglio tattico, non proprio di tosarli a zero come delle pecore, ma fargli un taglio da cucciolo, che così si rimane sempre la forma del cocker americano e si capisce che è sempre lui. Certo, come ad esempio può essere questo tipo di toilettatura? Certo, esatto. Lui è cucciolo, quindi di conseguenza il pelo deve ancora crescere nella sua lunghezza e poi quando arriverà a terra, sì, ci sarà questo sviluppo, ecco, del pelo. Certo. Lei è stata anche lei tosata nel punto dove vediamo ad esempio testa, collo? Sì. Quindi anche sì, questo, esatto, può essere la tosatura, come dicevi tu, sì, un po' più corta, in alto magari. Esatto, questa diciamo che è la toilettatura da esposizione. Ok. Si tosa la testa, si lascia diciamo il ciuffetto,
Si fa il collo, la spalla, la gola, la coda, e anche per un fatto comunque di pulizia, perché sennò loro diventano veramente degli orsetti se non si tosa il muso. Quindi anche per un fatto di pulizia loro è sempre bene almeno tosarli una volta al mese. Ecco, come età media loro sono cani longevi? Loro sono longevi. Più longevi rispetto ai cani nudi, più o meno intorno ai 15 anni. Cani nudi intorno ai 10-12, loro un po' di più, sì. Salute di questi cani, nel senso sono cani piuttosto robusti? Sì, sono cani robusti, non hanno nessun tipo di problema. Certo è che bisogna sempre fare attenzione un po' alle orecchie, all'otite, perché avendo le orecchie oblunghe può rimanere dell'umidità e quindi creare otiti. Io in 10 anni che allevo non ho mai avuto un'otite. Poi dipende un po' dall'alimentazione, dipende dalle linee di sangue, chi è più predisposto, chi meno. Ma quando andiamo ad esempio in un allevamento per quanto riguarda questa razza, tu cosa consigli a un privato che magari non è proprio espertissimo, cosa consigli di guardare? Ma soprattutto la genetica, perché almeno sai cosa acquisti, non tanto per il fattore bellezza quanto per il fattore di malattie, per essere sicuro. Magari un cane a 6 anni gli esce una determinata malattia che neanche il veterinario sa ben dirti, certo. Con il pedigree, con la genetica, puoi riuscire a scoprire che cos'ha e magari curarlo anche in tempo. Loro bene o male non hanno grandi problemi. Io li testo per la displasia, perché comunque è una cosa mia. Loro sono tutti puliti, sono esenti anche dalle oculopatie, dalla nefropatia familiare, anche se è più sul cocker inglese, però io li testo comunque. È sempre un test in più e male non fa. Ecco, loro invece come li hai conosciuti? E soprattutto se hai voglia di presentarceli. Allora, io ero riuscita a convincere finalmente i miei genitori a comprarmi un cucciolo. E quindi nel 2005 siamo andati all'esposizione internazionale di Genova, giusto con l'intento di vedere un po' quale razza acquistare. E abbiamo fatto il giro, vabbè, i vari Labrador, Golden, Cocker inglesi. Poi stavamo uscendo dalla manifestazione e vediamo questa allevatrice, che poi è mia amica, ci conosciamo da una vita ormai, e aveva questi meravigliosi cani con questo mantello a terra. E ci siamo fermati a chiedere e ci sono saltati addosso a farci le coccole. Persone mai viste, mai conosciute, cani così, così dolci, abbiamo detto no, deve essere loro. Lui, il mio primo cane deve essere lui. E quindi poi quando arriva il primo, arriva il secondo e poi niente, e si è messo sull'allevamento. Ma ad esempio come si fa a decidere, a dire adesso mi voglio mettere a allevare questa razza? Perché non è facile, ma diciamo bisogna che essere seri e fare un buon lavoro, ecco. Diciamo che l'allevamento non è nato così, ecco, in 448. Ho preso il mio primo cane nel 2006, nel 2008 è arrivato il secondo, è arrivato il maschio, e poi nel 2009 abbiamo fatto la nostra prima cucciolata, e poi vendere i primi cuccioli è stato straziante, perché comunque eravamo affezionatissimi e per fortuna siamo rimasti ancora tutt'oggi in contatto, un po' come anche il resto delle altre cucciolate. Mi piace che i miei clienti mi mandino le foto del cane, i video di quando vanno in vacanza al mare, in montagna. Mi piace rimanere, ecco, amici, in contatto, perché certo. Ormai non sono più miei clienti, ma sono miei amici, fanno parte della nostra famiglia. Ecco, so che una cosa che ci tenevi a precisare sempre nelle nostre pause pubblicitarie, dato che noi andiamo avanti a parlare, è che prima di far ingravidare una femmina aspetti sempre che questa femmina abbia almeno 3 anni. Sì, 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 perché secondo me non è giusto farla riprodurre prima, perché deve essere pronta ad un parto e ad una maternità psicologicamente e anche fisicamente.
Perché io vedo certe persone che fanno accoppiare magari il cane al primo o secondo calore, sono ancora dei cuccioli, sono cuccioli loro, come fanno a crescere altri cuccioli? Per me è una cosa disumana. Quindi io non prima del terzo anno d'età faccio coprire. E soprattutto mi dicevi che assolutamente non più di una cucciolata all'anno. Non più di una cucciolata all'anno, io faccio una cucciolata all'anno e vado a cambiare fattrice, quindi una fattrice bene o male si riposa ogni 2 anni, fa una cucciolata e per un massimo di 3 cucciolate. Poi vengono, diciamo, pensionate. E poi sì, poi sterilizzo per diminuire il rischio di tumori. Loro rimangono con te una volta sterilizzate, sì. Sono parte della famiglia. Casa, non escono di casa, assolutamente. Qui in studio abbiamo un maschietto abbiamo molto giovane. Abbiamo Leo, sì, che ha 6 mesi, infatti è un giocherellone, un coccolone. E abbiamo Elettra, che ha 2 anni, e sono molto dolci, gli piace stare sul divano. Loro ti seguono sempre, a differenza magari dei nudi che sono forse più riservati rispetto ai cocker. Loro li trovi veramente ovunque, vai in camera, ti seguono in camera, vai in cucina, ti seguono in cucina. I piccoli paggetti. Sì, loro sono così. Con loro partecipi a qualche esposizione, manifestazione? Sì. Hai ottenuto qualche risultato? Sì, lui ha fatto il suo debutto domenica e abbiamo avuto ottimi risultati con i nostri cani, sia nostri che di nostra proprietà che venduti. Abbiamo un campione mondiale in classe Puppy, stato selezionato tra i migliori 6 del Best in Show Puppy, quindi all'incirca è stato selezionato tra 200 cani, tra i migliori 6, ero felicissima. Complimenti. E grandi soddisfazioni sia in Italia che all'estero. Com'è questo mondo delle esposizioni? Vi preparate? Come funziona? Di solito so che si parte proprio anche in gruppo, sì. Si va con i propri cani? Con i propri cani, magari anche con amici. L'esposizione è un punto di ritrovo anche con amici lontani, magari dove non ti puoi vedere, ci si ritrova in esposizione, ci si organizza, anche chi porta da mangiare il piatto tipico del proprio paese. Sì. È un momento divertente, insomma, anche per stare insieme. Certo, sì. Se uno va in esposizione con il presupposto di devo vincere, ha sbagliato. Devi divertirti, deve divertirsi il cane. E poi se si vince siamo tutti felici, se si perde sarà per la prossima volta. Giusto così. Va bene, adesso ci lasciamo ancora per qualche istante, ma rimanete con noi per la terza parte di Cani e Gatti. Bentornati qui con noi in studio a Cani e Gatti e compagnia. Adesso volevo parlare un attimo insieme a Mario, perché sui social network ha fatto molto scalpore la morte di un uccello che è l'ibis eremita, che possiamo definirlo quasi il simbolo di tutti gli animali protetti che vengono uccisi in questo periodo di caccia. Sì, è una brutta storia, purtroppo. Questo uccello abbattuto che sicuramente faceva parte di uno studio che è in atto in Austria da un decennio, che è la reintroduzione dell'ibis in Europa, perché questo ibis era nel 700-800 era nidificante in Austria e in Italia, e gli austriaci hanno cominciato a introdurre questa specie che sinceramente come ornitologo ero un po' in disaccordo, perché loro hanno usato elementi che provenivano dal Nord Africa, che in pratica era un'altra sottospecie. Vabbè, però la cosa è andata così, loro li hanno inseriti in Austria, li hanno allevati in questa area, poi li hanno accompagnati nel periodo invernale, venivano accompagnati, perché questi ibis andavano a svernare in Toscana, a Orbetello esattamente. E c'era questo signore che l'ho conosciuto, che portava col suo aliante, hanno portato le foto, portava questi ibis dall'Austria, li portava con l'aliante a Orbetello. Questa qui era una specie molto diffusa anche in Italia, anche nel Veneto, specialmente nella zona carsica, perché nidificava sulle pareti delle zone pedemontane, dal Carso, e venivano a cacciare nella Laguna Veneta.
e questo fino all'Ottocento. Poi ovviamente anche lì la pressione venatoria in queste valli acquatiche ha distrutto la specie, è finita. Dopo 100 anni gli austriaci hanno tentato di fare questa reintroduzione, che purtroppo non riesce a partire perché ci sono anche questi abbattimenti di questi esemplari. Certo. Uno in Italia, un paio in Austria, un paio vengono predati anche in Toscana. Anche in Toscana li hanno uccisi. E quindi la specie non so se riusciranno a introdurla. Volevamo parlare di un altro argomento, che sono i CRAS. I CRAS, questi centri di recupero per animali selvatici, che sono in seria difficoltà, perché comunque mantenere questi animali è veramente molto costoso. Mantenere i CRAS è una cosa, ha un costo enorme. Ultimamente, con le storie delle regioni e le province che sono senza soldi, molti CRAS, tipo non so, a Brescia pare che sia arrivato a 5-6 mila uccelli in un anno. A questi uccelli gli deve dare da mangiare tutti i giorni, che questi rapaci vanno alimentati. E poi il problema più grave è la liberazione di questi animali. Questi animali sono selvatici e prima di essere liberati vanno un po' educati alla caccia selvatica. Li devi abituare a cacciare tutti i giorni, perché i rapaci devono cacciare tutti i giorni. Se tu prendi un animale guarito in un crash e lo liberi il giorno dopo, non va bene. Lo devi tenere lì, addestrare, farlo cacciare e poi liberare in natura. Voi avete fatto per, non so se lo fate ancora, comunque per un determinato periodo di tempo, tu e un'altra persona avete recuperato. Noi con una mia amica abbiamo tentato di recuperare, di attivare un centro in pianura, ma non ci siamo riusciti per i costi, che sono enormi. Non so, per alimentare questi animali si prendevano dei topolini o dei allevati apposta per i falconieri, topolini e anche pulcini che scartano congelati, e ogni pulcino costava dai 30 ai 40 centesimi. Fai conto che minimo un rapace ne deve mangiare 3 al giorno, costa 1 euro al giorno. Tutti i giorni è lì, non so, 100 rapaci è un costo enorme. Certo. Tutti i giorni. Certo. No. Però riuscivate a fare un buon lavoro, perché sì, riuscivate a fare anche la seconda parte. La seconda fase, che è quella più delicata, insegnare, specialmente quando ci portavano i pulli, insegnare i pulli di cacciare. A cacciare, allora noi li mettevamo lì, li liberavamo nella zona, tenevamo alimentati sempre tutti i giorni, e poi pian piano ogni giorno si rallentava il cibo, si diminuiva la razione, sì. Alla fine questo uccello si allontanava da solo. Abbiamo avuto il primo esperimento, è stato via 4 giorni, poi è ritornato, ha mangiato, e poi è ritornato per una settimana, e poi piano piano si è allontanato e ha imparato a cacciare da solo. Quindi sarebbe fattibile. Cioè, è fattibile, ma è molto impegnativo. Qui l'abbiamo fatto su uno, ma non ne hai lì 100. Certo. Ci vuole il personale, sono costi. Certo. E per quanto riguarda i tuoi studi, so che tu segui sempre i rondoni, giusto? Sì, la mia passione sono i rondoni, stiamo ancora studiando. Adesso sto mollando un po' l'inanellamento, perché ormai l'inanellamento sta finendo, ormai siamo migliorati, stiamo passando al satellitare. Per studiare questi uccelli usiamo il satellitare. Adesso i satellitari, questi microchip, sono talmente piccoli che li possiamo usare anche uccelli molto piccoli. Dove li inserite? In che punto? Generalmente vanno inseriti sopra la schiena. È una specie di zainetto che va messo dietro con un'antennina molto leggera, dipende un po' dalla specie, no? In questo caso con i rondoni possiamo arrivare anche a 3 grammi, 3-4 grammi, non di più. I rondoni pesano generalmente 60-70 grammi. Lo sopportano bene, tranquillamente. Non gli dà fastidio? Riescono a vivere normalmente? Beh, noi all'inizio abbiamo avuto un problemino perché loro non riuscivano a entrare nei buchi. Ah. Per via che avevamo questi satellitari, adesso li abbiamo cambiati perché abbiamo scoperto che non andavano bene. Cioè, loro funzionavano bene, però molti hanno abbandonato la colonia. Non sono andati lontano, sono andati nel sottotetto. Sono rimasti lì nella colonia, però non sono entrati nei buchi, ma sono andati nel sottotetto.
Ne avete cambiato metodo adesso? Sì, ne abbiamo messi più leggeri e più meno invasivi, ecco, meno invasivi. Abbiamo già avuto un bel risultato di un nostro rondone. Siccome questo satellitare era a tempo, a tempo cosa vuol dire? Partiva a settembre, però i rondoni generalmente migrano già a luglio, comincia la migrazione a luglio, mentre il nostro satellite partiva a settembre. Abbiamo il primo segnale in fondo, in pratica in fondo alla Grecia. Questo qui era in fondo alla Grecia, è entrato nel canale di Suez e poi è andato giù lungo l'Egitto fino in fondo in Somalia e poi è rientrato al centro dell'Africa e lì ha svernato a dicembre, ha girato tra il Botswana e il centro Africa, ha girato lì e poi l'ultimo segnale, perché poi il segnale finiva, verso fine febbraio ha puntato verso l'Atlantico. Caspita. E noi abbiamo analizzato e abbiamo visto un altro lavoro degli spagnoli, ha fatto lo stesso giro, però lui è, quello spagnolo è entrato da Gibilterra, è andato al centro dell'Africa, poi ha puntato verso l'Atlantico e è rimasto sull'Atlantico per 20 giorni. 20 giorni ha volato lì, ha mangiato lì e poi a febbraio-marzo ha cominciato ad avvicinarsi all'Africa ed è rientrato in Europa. Deve essere emozionante seguire. Poi la cosa più bella dei rondoni, sai, quando parli di rondoni diventa un altro bel lavoro dei miei amici svizzeri, loro stanno studiando in una piccola colonia, il rondone alpino, è una specie molto più grossa, che nidifica in Svizzera. Cosa succede? Nel periodo, mettendo questi satellitari, hanno visto che nelle giornate piovose non ci sono insetti. Questi qui cosa fanno? Cosa facciamo? Non dare da mangiare i piccoli. Qui partono la mattina presto, vanno in Sardegna, vanno a fare scorta, fare il bolo alimentare in Sardegna e poi la sera ritornano in Svizzera a dar da mangiare. Per loro è un viaggettino così. Pensa a te, che bello. Bellissimo questa storia. Faremo una puntata, sì. Dai, ancora su di loro. So che ti piacciono tanto e c'è molto da dire, è molto interessante, sì, davvero. Va bene, adesso ci guardiamo invece un'altra delle nostre rubriche che è Tutti in riga insieme al comandante Aldo Taglietti. Allora, buonasera. Oggi sono già passate le vacanze estive, è già passato un bel periodo, cominciano quelli invernali, siamo nelle vicinanze di Natale e cominciamo a farvi vedere, partendo da zero, come si addestrano dei cani. La prima cosa quando si addestra un cane è la socializzazione. Gli animali devono imparare a stare insieme, tutti quanti, liberi, perché non dovete pensare a voi, non dovete essere egoisti, ma dovete pensare alle persone che potreste incontrare sulla vostra strada, bambini, persone anziane che hanno degli animali e che i vostri cani potrebbero aggredire, o i loro, essendo liberi, potrebbero aggredire i vostri. La prima forma è socializzazione. Socializzare vuol dire tenere degli animali insieme ad altri, qualsiasi razza, senza fare nulla. Le razze che vedete qui, che abbiamo qui oggi, abbiamo un piccolo barboncino che è un cuccioletto, cosa ha 5 mesi signora? Ha 5 mesi, ma la signora, in previsione di quanto potrà essere, lo sta socializzando. La signora ha un famoso putpourri, pomposamente belga, bisogna essere ciechi, però belga lo stesso. È una nuova razza. È un cane molto attivo e la signora deve per forza gestirlo, non sarà un'impresa facile. Oh, la signora qui è un cane interessante, è un American Staffordshire Terrier femmina, cucciolo, che è agitatissima e deve imparare a gestirla, anche perché la signora ha delle sue problematiche, ha un'attività e la sua attività deve essere difesa da questo animale. La signora di Leno invece ha un Rottweiler. Animali considerati notoriamente pericolosi, aggressivi, cattivi, dico di là, io ho una passione per il Rottweiler. Sono degli animali dolcissimi in mano delle persone che hanno le capacità di saperli gestire. Un altro cane particolare che è un po' la nostra mascotte è Rallo, un American anche questo, no? Sì. Un American è un cucciolone, lui viene da quando aveva 60 giorni. Perché? Perché Rallo è un delinquentone e deve imparare a gestirsi. A Rallo piace morsicare, I cani da di dietro, abbiamo dall'Associazione Nazionale Polizia di Stato, abbiamo un bellissimo pastore tedesco, che però è già un campione, è un grandissimo cane. Abbiamo questa roba qui che viene da Genova con queste due orecchie strepitose, che è un American anche questo, è una femminuccia.
si sta lamentando perché dice che non gli ho dato risalto a sufficienza. Abbiamo un maremmano abruzzese, ecco questa, e anche questo è un cucciolo e viene da quando era piccolino. È molto importante per esempio socializzare questa razza, perché questi qui sono animali veramente veramente particolari. Quando diventano adulti hanno problemi di solitudine, hanno problemi e sono abbastanza aggressivi, sono molto territoriali e molto aggressivi. Guardate una cosa interessante, questo cucciolo, questo ha solo 5 mesi e mezzo, è un un Leonberger, rappresentante della città di Leonberger in Germania, è un cucciolone, ma se tanto mi dà tanto, se ha 5-6 mesi è questa roba qui, pensate come diventerà quando avrà un anno e mezzo, due anni. Ovviamente io conosco il signore da molti anni e lui ha cominciato a socializzarlo da molto 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 piccolo. Il cane più carognone di tutti è che là, quel bassotto là, quello là è un bassotto e i bassotti sono dei furbacchioni, sono cani da tana, ma cani molto mordaci, sono famosi per il fatto che tengono ferma la preda per tirarla fuori. La prima cosa, come vi ho detto prima, è di cominciare la socializzazione, perciò mollateli, ascoltatemi bene. Se hanno qualche piccolo screccio, lasciateli perdere, non toccateli, che loro imparano a comunicare tra di loro. Mollateli. Ecco, spostatevi pure anche voi, comunicate, parlate. E subito vedete che cominciano a chi è il più debolino è andato là sulla sicella, si è messo vicino a una signora. I pitbull giocano tra di loro, il bassotto non sa bene come comportarsi. Il Leonberger vorrebbe fare il bullaccione, ma vedete come cammina, poverino, che sta crescendo tantissimo, ogni giorno cresce in maniera esagerata e si deve comportare. La crescita di questo animale è esponenziale, il suo padrone giornalmente lo deve tenere d'occhio, controllare dal veterinario se le zampe e tutto quanto è a posto. Interessante questo animale, il maremmano abruzzese, che ha cominciato a essere un animale molto 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 sociale, che a differenza della sua razza non è proprio così. Ama giocare, ama confrontarsi e sceglie i cani grandi per poter giocare un po' di prepotenza, mentre questi due qui, vedete un po', giocano di prepotenza ma non si fanno niente. L'importante è non toccarli, perché la natura mette dei freni anche alle liti. Non è che si uccidono, perché in natura non c'è il veterinario, in natura litigano, ma hanno dei segnali in cui dice io mi arrendo, e se noi li separiamo questi segnali non possono entrare in gioco e tutto ciò diventa veramente veramente pericoloso. I padroni sono già stati istruiti, voi vedete li lasciano fare e loro giochicchiano, si annusano. È importante l'annusamento, se vogliamo dire, perché? Perché se i cani non imparano ad annusarsi, che è la loro fonte di comunicazione, possono diventare veramente, veramente pericolosi. Dovete calcolare che queste razze, tipo il bassotto, i pitbull, gli American, i Rottweiler, sono razze veramente, veramente mordaci, e se non li gestite bene, col tempo diventano aggressivi e pericolosi. Vanno gestiti veramente bene, soprattutto se voi andate in città, se voi andate in alcune parti dovete saperli gestire. E una cosa che è interessante è che voi dovreste avere in tasca la museruola. Perché dovete avere la museruola? La museruola la dovete avere perché per legge, se un pubblico ufficiale vi vede in giro e vi dice dovete usare la museruola perché io giudico che il vostro animale sia pericoloso, e voi la museruola la dovete mettere. Non siete obbligati ad averla, ma siete obbligati a metterla, che è diversa la faccenda, un po' come il triangolo delle macchine. Non siete obbligati ad averla in macchina, ma se avete un incidente siete obbligati ad averlo. Ed è veramente importante. Ricordatevi, questa è una museruola francese molto libera, leggerissima, che permette all'animale di muoversi bene con la bocca ben aperta, e se al limite l'animale ha qualche problemino si chiude da sola. È una museruola molto facile da mettere. I collari, noi sapete bene che non portiamo collari a strozzo, non portiamo collari fissi o collari a semistrozzo. Quando qualcuno arriva, tipo qui che viene da me, crede di usare metodi o metodologie strane. Ecco, vedete, questo qui è un collare che ho sequestrato, che non fa vedere, ma all'interno ha le punte. Beh, insomma, anche un cretino dovrebbe sapere che il collo del cane, nel collo del cane passano tutti i centri nervosi, e se voi glielo chiudete, i centri nervosi, è un male incredibile che voi fate al vostro animale, persino a coda gli fa male.
Queste sono cose da non utilizzare. Gli strozzi noi non li utilizziamo più da anni, un po' perché chiudono le vertebre cervicali, abbiamo poi problemi di stabilità, abbiamo poi problemi di cosa. Altri tipi di collari, tipo questo qui, che sono elettrosaldati, dovrebbero essere proibiti perché quando si aprono piantano nel collo del cane, a volte si rompono gli anelli, vedete, e si pianta nel collo del cane il collo, e fa un male incredibile. I collari che servono a noi, perché noi non andiamo a lezioni ma andiamo a manualità e ci vuole il tempo che ci vuole, sono i nostri classici. Vedete quello della signora che è un fisso, il suo che è un American è fisso, il tuo addirittura lui porta la pettorina perché essendo un animale molto 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 grande e la sua crescita è esponenziale, deve portare, no, anzi non deve essere neanche toccato il collo di quel cane lì, perché altrimenti se chiude le vertebre cervicali non avrà la stabilità. Quello lì fisso, vedete che è fisso, è abbastanza alto e serve a proteggere la carotide dell'animale. Quello della signora, però la signora è un semistrozzo, la signora ha una discreta manualità, il cane ormai non tira più, e tu cos'hai? È un semistrozzo, ecco, che è bloccato. Quello della signora addirittura un collare rosso a listino, si va bene? Beh, anche il bassotto, vedete che anche il bassotto, nonostante la mole, ha un collare fisso. La signora addirittura porta la pettorina, che è favoloso, perché è il cagnetto lì. Lui non usa neanche il guinzaglio, perché il suo cane è talmente... però su un semistrozzo largo, è talmente particolare. Ripeto, ci sono tante forme di addestramento e tante forme di uso dell'animale. Ognuno fa quello che vuole per lo sport che fa. Noi non facciamo sport, noi facciamo istruzione sull'ubbidienza, che è una cosa diversa. Chi fa dello sport ha delle esigenze, noi addestriamo il cane in maniera antica per le nostre esigenze personali, che sono la base di tutte le altre cose che ci interessano. In questo caso per lui servizio antidroga, per noi come associazione ARMA servizio antidroga o servizio ricerca persone. Altri che vivono da soli usano i cani per difendere la propria famiglia, che sono quasi doti naturali negli animali. L'importante è che voi non facciate del male al cane. Noi non diamo cibo al cane. Perché non diamo cibo? Ma perché il cane deve lavorare per amore del suo padrone. Se tu vai in giro, dai, ognuno, ripeto, fa quello che vuole in Italia. C'è chi dà il cibo per stimolarlo, c'è chi dà questo, c'è chi dà quello. Noi preferiamo dargli le coccole, che secondo me è uno stimolo molto più importante. Partiamo a farvi vedere un attimino, vi facciamo vedere da lui, che è quello più tranquillo. Poi facciamo vedere gli altri. Vai tu al centro là, Giordano. Allora, Giordano, che ha un classico pastore tedesco, vi fa vedere. Oh, vorrei spiegare bene che io quando dico pastore tedesco, pastoroide, perché qualcuno ha cercato di correggermi, pastoroide, un pastoroide non vuol dire che il pastore tedesco è un pastoroide, lo so benissimo che è un lupoide. Pastoroide vuol dire, quando dico pastoroide, vuol dire che è una razza che ha assorbito delle caratteristiche per cui è atta a governare animali e diventa un governante, un pastoroide. Pastoroidi possono essere anche i molossoidi. Perché? Perché sono atti alcuni molossoidi a proteggere il branco. Esistono due tipi di pastoroidi, quelli che conducono i branchi e quelli che fanno la guardia ai branchi. Dopo, se siano che siano molossoidi, che siano lupoidi, ognuno fa quello che vuole, ma pastoroide, spiegare bene, non vuol dire una determinata razza, vuol dire un insieme di razze che hanno preso delle caratteristiche nel tempo per fare un determinato tipo di lavoro. Ecco, guardate, questo è un esempio semplice. Lui guarda il cane, però bisogna dire una cosa, Giordano ha un rapporto con quel cane lì che è al di là di qualsiasi cosa, non è possibile neanche descriverlo perché probabilmente è come un figlio. Lui, vedete che il cane vive solo per il suo padrone, e Giordano, a dispetto di quanto gli dico di non dare del cibo, lo foraggia, perché Giordano è come se la moglie continua a dargli 100 euro. So anch'io che l'ha seguita a Curie Adrei, dagli 100 euro. Guardate, qui lui lo fa così, avanti, vieni Giordano, fus. Ecco, Giordano tiene addirittura, si può permettere, concedere il lusso di tenere le mani sul guinzaglio, perché lui, dietro, stay seats, plat. Oh, il cane è molto rilassato qui, sa benissimo che non siamo né in manifestazioni né stiamo facendo delle cose particolari, quindi si rilassa.
e fa quello che vuole, eh? Ecco, questo qui. Adesso proviamo a vedere voi. Questi sono proprio profani alle prime armi. La prima cosa, le zampe del cane devono essere pari alle zampe del padrone, alle gambe del padrone. Io chiamo zampa e padrone proprio per una questione tecnica. Se il cane va in avanti, abbiamo qualche problema, vuol dire che il cane è già più forte del padrone. Se sta indietro, abbiamo un altro problema, vuol dire che il cane è stato o picchiato o ha avuto problemi, perché c'è gente che li prende al canile, che li recupera, e quindi ci vuole una pazienza infinita a poterli recuperare. Tanta pazienza. L'istruzione non è data al cane, perché i vostri cani sanno già fare quello che voi volete. L'istruzione viene data alle persone le quali hanno delle idee particolari, ossia credono già in partenza di essere più intelligenti dei cani e pensano che il cane sia un ignorantone. No, il cane nel suo modo di comunicare è perfetto, è il padrone che come cane fa veramente schifo. Adesso proviamo un po'. Dai, così come siete, venite avanti, fus, camminate. Ecco, mentre camminano è importante anche che non disturbino le altre persone. Dietro, avanti, fus. Dietro, stay, sit. Provate voi quattro, voi state fermi là di dietro. Così come siete, voi quattro, avanti, fus. Come prima lezione di una forma di addestramento, questa qui, se lo volete fare a casa con i vostri animali, dovete prima cosa avere dei cani a digiuno da qualche ora, perché lo stress potrebbe rendergli qualche problema o fargli girare lo stomaco. E soprattutto non fatelo più di 5-10 minuti per volta, lo potete fare due volte al giorno. Per questa puntata vi salutiamo e in seguito ne faremo delle altre. Allora, siamo arrivati quasi alla conclusione della nostra puntata. Ringrazio davvero tantissimo i miei ospiti, Michela che è venuta addirittura da Alessandria, quindi grazie per aver fatto questo viaggio, per essere qui da noi. Grazie a voi. Mario che è sempre grazie. Super disponibile, fa un ottimo lavoro per quanto riguarda bracconaggio, sei sempre molto attento e si vuole sempre fare di più, purtroppo a volte no. Non si riesce, però già quello che fai è molto importante per tutti noi, grazie. Per la salvaguardia di questi animali e soprattutto anche per i tuoi studi sui rondoni, che non è una cosa da tutti, ecco. Vi ringrazio, siete stati davvero molto gentili. Adesso lasciamo i nostri telespettatori con una delle nostre rubriche, che è Zampe Pulite con Edgar Meyer. Vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Benvenuti e bentornati a Zampe Pulite, la rubrica dell'associazione Gaia Animali Ambiente che si occupa di diritti animali. Si occupa di diritti animali raccontando delle storie e mentre racconto delle storie cerco anche di spiegare un pochettino le leggi, le normative che regolano il corretto rapporto tra noi uomini e gli altri animali che ci stanno intorno. Oggi parlo di spostamento di colonie feline, perché purtroppo succede abbastanza spesso che delle colonie feline, cioè dei gatti liberi, vengano presi e vengano spostati. Ed è successo proprio l'altro giorno, due giorni fa, mi chiama una volontaria di un'associazione animalista, che è Diamoci la Zampa, con la quale Gaia Animali Ambiente collabora molto spesso. La volontaria Marina mi dice: guarda, mi ha telefonato questa ragazza che mi ha detto che lei si occupa di tre gatti liberi che lei cura, a cui lei dà da mangiare tutti i giorni, cura quando si ammalano, che ha sterilizzato, che ha registrato correttamente presso il proprio comune, presso la ASL, anzi ex ASL, ATS si chiama adesso,
Tutto bene, tranne che per un vicino che continua a lamentarsi di questi tre gatti di numero che sostano vicino al suo giardino, insomma lui rompono le scatole. E purtroppo, racconta questa ragazza, pochi giorni fa, anzi insomma in realtà verso settembre, alla ripresa dal lavoro, un giorno non ha più trovato appunto i tre gatti. Ha messo classicamente i cartelli di ricerca dei gatti un po' da tutte le parti, anche se i gatti non sono suoi, sono i gatti liberi, quindi sono quelli che una volta si chiamavano gatti randagi. Ha messo cartelli finché un giorno l'ha chiamata da un comune vicino dicendo: ma forse abbiamo visto i suoi gatti, i gatti che abbiamo visto nelle foto, provi a vedere se sono qua. Lei ovviamente è corsa e effettivamente ha trovato uno di questi tre gatti, una gatta femmina, un po' malconcia in un prato appunto del comune limitrofo a quello dove lei abitava. L'ha subito portata a casa, non si sa come la storia andrà a finire perché gli altri gatti, gli altri due, non li ha ancora ritrovati. Ovviamente lei sospetta del vicino di casa che più volte si era lamentato e appunto telefonava a Diamoci la Zampa per sapere come faceva a tutelarsi e soprattutto come fare a tutelare appunto i gatti della colonia felina. Ebbene, quello che abbiamo detto, abbiamo risposto alla ragazza, è stato: comunque fai una segnalazione, vai dai vigili, da polizia locale ed eventualmente, se li conosci, anche in via informale dai carabinieri, racconta la vicenda, perché in realtà le leggi sono abbastanza precise, anche se ovviamente, pur sospettando del suo vicino di casa, non ha nessuna prova in mano e quindi non può fare logicamente nessuna denuncia, una segnalazione la può fare, di modo che la polizia possa andare a parlare a questo signore. Anche la polizia non può fare assolutamente nulla, ma almeno andarsi a fare una chiacchierata, leggi alla mano, lo può fare. Perché dico leggi alla mano? Beh, perché appunto le leggi tutelano le colonie feline e dicono che le colonie feline non possono essere spostate. Quali sono le leggi? Beh, intanto la legge nazionale, quella che noi di Gaia Animali Ambiente chiamiamo la legge quattro zampe, cioè la legge 281 del 91, dell'agosto del 91. Tra l'altro quest'estate ha compiuto felicemente 25 anni di carriera questa legge. Una legge importantissima perché è quella che ha dato il diritto alla vita, per esempio, ai cani accalappiati sul territorio, no? Prima del 91, della legge 281 del 91, i cani, quando venivano abbandonati o anche semplicemente smarriti e trovati sul territorio, venivano portati in canile e dopo pochi giorni, una decina di giorni, venivano soppressi. Come succede peraltro nella maggior parte dei paesi del mondo ancora oggi, anche di molti paesi europei. In Italia no. Quindi diritto alla vita ai cani, ma anche tutela delle colonie feline. Perché, dice la legge 281 del 91, a proposito delle colonie feline, quindi all'articolo 2, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, prima questione. Il comma 8 dell'articolo 2, nello specifico quello che ci serve oggi, dice: i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo. Quindi implicitamente la 281 dice: è possibile catturare i gatti, è possibile portarli a sterilizzare, ma una volta sterilizzati dai veterinari pubblici devono essere riammessi nel loro territorio e quindi non spostati. E poi c'è la legge regionale, la normativa regionale, quindi bisogna aprire una piccola parentesi. Sempre quest'estate, sono successe un sacco di cose quest'estate, è stata approvata una nuova legge, il testo unico sulle leggi regionali della sanità. Cioè adesso c'è una leggiona gigantesca che ha raggruppato tutte le leggi regionali che riguardano la sanità e quindi anche la sanità veterinaria, e quindi ha accorpato la vecchia legge regionale sulla prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, la quale diceva, e dice ancora oggi quindi, che le colonie feline sono intoccabili, inviolabili, che i gatti non si possono maltrattare. Il testo unico all'articolo 105, quello che riguarda le colonie feline, così recita: i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Più chiaro di così, articolo 105 del testo unico sulla sanità regionale lombarda. È
vietato allontanarli. Ci sono soltanto due casi nei quali è possibile allontanare una colonia felina. Il primo è per la loro stessa tutela. Faccio un esempio. Quando una colonia felina insiste su un territorio vicinissimo a una strada ad alto scorrimento, quindi una strada comunale, addirittura una strada provinciale, e la maggior parte dei gatti finisce sotto le macchine, beh, è chiaro che lì, per la loro stessa incolumità, è meglio che la colonia felina venga spostata. Oppure, oppure anche quando c'è un cantiere, si decide che viene costruita una casa, un condominio, esattamente dove vivono i gatti, per la tutela dei gatti, che non possono stare in un posto dove ci sono macchine che vanno e che vengono, trattori, ruspe, eccetera, è meglio se vengono allontanati, spostati in un altro posto. Secondo caso, quando la colonia felina causa gravissimi inconvenienti igienico-sanitari. Ma chi decide per l'eventuale spostamento della colonia felina? Possono essere soltanto il comune d'intesa con l'azienda, i veterinari pubblici, la ex ASL, che oggi si chiama ATS. Quindi non lo decide certo un vicino di casa, non lo decide certo un condomino, non lo decide certo un amministratore di condominio. Lo possono decidere soltanto il comune o la ex ASL, eventualmente d'intesa con le associazioni animaliste. E a quel punto, per la loro tutela o per gravissimi inconvenienti igienico-sanitari, la colonia felina può essere spostata. Speriamo che quindi questa ragazza vada a raccontare questo alla polizia locale, la polizia locale o i carabinieri vadano a fare una piccola chiacchierata con questa persona che presumibilmente ha spostato i gatti. Ho finito, le leggi quindi per i diritti animali ci sono, l'importante è farle rispettare sempre e comunque. Ho esaurito il mio tempo a disposizione e quindi vi invito, per approfondire questi aspetti o altri aspetti sui diritti animali, il sito di Gaia Animali Ambiente è www.gaiaitalia.it. Se invece ci volete raccontare qualche storia oppure ci volete chiedere qualche quesito che riguarda o l'attività di Gaia Animali Ambiente o questioni legali, ci potete scrivere a gaiaanimaliambiente@gmail.com. Comunque il sito spiega tutto. E allora, zampe pulite a tutti, alla prossima puntata!